Che cosa sta avvenendo nel Mediterraneo? Al di là, attraverso i fatti contingenti, rischiosi di questi giorni, ci viene spontanea una domanda: come interpretare quello che sta capitando nel Mediterraneo oggi? Dobbiamo dare uno sguardo sul passato, ma sia pur brevemente. Ci fu un tempo in cui il Mediterraneo era il centro del mondo. Sul suo mare si giocavano i rapporti politici e militari tra le grandi civiltà dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa. Sul Mediterraneo si incontravano e si scontravano di volta in volta per secoli il mondo cristiano e quello islamico. Poi, lunghi secoli di decadenza lo videro ridotto ad un bacino regionale rispetto ai nuovi equilibri che privilegiarono prima il mare del Nord e poi l'Atlantico. Oggi il Mediterraneo torna ad essere, non so se per ricorsi storici, in primo luogo, in primo piano, come ambito di incontro e scontro tra mondi diversi. Evitiamo però il pericolo di leggere e interpretare tale fatto come scontro di civiltà. Il tempo delle crociate è finito per sempre, come lo è quello della minaccia turca all'Europa. Il conflitto oggi che emerge sulle coste del Mediterraneo non è tanto un conflitto tra due prospettive di fede. L'Europa di fatto ha rinnegato in linea generale le sue radici cristiane, sostenendolo in una logica libertaria, secolare ed economicistica. Il mondo asiatico e africano, con un certo risentimento di fondo contro l'Occidente, ha visto il rinascere sulle rovine dello Stato arabi il mito di un unico califfato, ma non condiviso nelle sue forme estremistiche. Da quello che riesco a percepire tra le sponde del Mediterraneo, intravedo uno scontro tra due inciviltà. Da una parte la cultura occidentale dell'indifferenza, dello scarto, basta pensare ai paesi ricchi europei che lasciano l'Italia da sola ad affrontare il carico di migliaia di profughi, e dall'altra parte quella orientale non sempre capace di guardare il volto delle persone al di là dei propri integralismi. Dio non può essere mai contro l'uomo. A causare tutto ciò non è certamente lui, ma l'aridità di una società che non è più cristiana e la cieca follia di gruppi che hanno tradito l'Islam. Ritorniamo alle radici vere dei nostri popoli. Impegniamoci nella difesa, nella prossimità della dignità della persona umana. Non sprechiamo le risorse che il Creatore ci ha donato e rispondiamo al suo disegno di amore che vuole che tutti i popoli formino una sola famiglia, una grande famiglia, di cui lui è il padre e noi siamo figli. E se figli di Dio, tra di noi siamo realmente fratelli.